Come vedete oggi si leviga tantissimo. Questo è il frutto di circa un'ora e mezza di levigatura. Voi avete visto un hyperlapse, di conseguenza i minuti erano molto più stretti. Allora, ho iniziato prima con una grana da 120 a secco con una levigatrice, e ho asportato parti più spesse dove avevo stuccato con la fibra di cellulosa, e addirittura ho fatto anche danno perché ho fatto un buco proprio qui. Probabilmente la parte era abbastanza sottile e sono andato a bucarla. Adesso con il mitico nastrino da 2,5 da 25 mm andrò a tapparlo e continuo. Poi ho proseguito con una carta vetro ad acqua, grana 400, e sì, è la fase più pallosa decisamente, faticosa, però posso dire una cosa positiva, che man mano che il lavoro viene fatto, sotto alle proprie mani si può sentire il telaio che prende forma e le imperfezioni vanno via scomparendo. E il modo migliore per conoscere il telaio, cioè il manufatto che si sta facendo. Si possono scoprire bene bene tutti i difetti con l'aiuto dell'acqua che asporta la polvere. Tutti i difetti vengono alla luce perfettamente. Bisogna solo avere tanta pazienza in questa fase. Meglio si fa, più il risultato finale sarà ottimo. Confido anche in una buona verniciatura successivamente, che farò, probabilmente lo porterò da un carrozziere a farla, perché se la faccio io faccio solo dei disastri. Passa un camion. Un attimo. Dicevo, penso che la verniciatura la farò fare da un carrozziere e penso che tanti dei difetti andranno scomparendo, perché la vernice comunque con uno strato un po' consistente, i difetti andranno via via scomparendo. E poi facendo tot minuti di forno, tutte le imperfezioni saranno coperte nel modo migliore. Fase successiva. Come dicevo, andare a tappare questo buco, poi visto che c'è un altro buco qua sotto, tappati questi buchi, un'altra carteggiatura d'acqua con la 600, poi andrò anche successivamente con la 1000 per ottenere proprio una superficie più precisa possibile, proprio fine fine. Ho ordinato i pezzi che mi mancavano, quali comandi e pinze freni. Pagati una fucilata, perché oltre a non trovarli, i pochi che hanno ancora pezzi a disposizione hanno alzato i prezzi, e purtroppo è un momento veramente brutto. Andrò a montare tutti i pezzi, le ruote, la trasmissione, tutto, completerò la bici e incomincerò a fare i miei primi collaudi, vedere se il telaio non andrà a dividersi al primo giro, che è la cosa che non voglio. Quindi state sintonizzati e ci si vede, come dico sempre, al prossimo video. Saluti!